Osire, Larry Carlton, Harley Benton, SC Custom Plus, MG ovviamente sono i pickup. E due chitarre che sembrano abbastanza simili, ma che effettivamente hanno parecchie differenze e le vedremo. Allora, cominciamo con la Sire. La Sire ha corpo in mogano, manico in mogano, tastiera in ebano e meccaniche autobloccanti della Sire e due pickup Sire modello Larry Carlton. Chitarra di costruzione veramente a livello professionale, cioè una chitarra con dei legni e dei materiali di prima qualità, un binding intorno al corpo e sul manico, tutti i particolari, ha capotasto in osso, una tastiera scorrevolissima, una chitarra che sono felice di avere nella mia collezione, anche se le chitarre nella mia collezione vanno e vengono, questa mi sa che resterà qui per un bel po'. Passiamo alla Harley Benton. Harley Benton che nell'ultimo anno, diciamo, ha cominciato a far salire qualitativamente di molto la sua produzione. E questo è un esempio, una chitarra che non ha nulla a che vedere con i modelli economici che distinguono da sempre il rapporto qualità-prezzo Harley Benton, che insomma ha dei prezzi quasi ridicoli, propone dei modelli di chitarra del tutti degni di rispetto, insomma, che non hanno nessun motivo di sfigurare di fronte a chitarre che costano più del doppio. Ecco, il prezzo di questa chitarra è 425 euro,
e appunto trattandosi di Harley Benton è una chitarra di fascia alta. Comunque con la Sire ha dei punti in comune, la qualità costruttiva è a alti livelli, la chitarra è costruita in Indonesia, alla Cortec, che per intenderci è l'azienda che fa chitarre per mezzo mondo, per la Paul Red Smith, Ibanez, la Cort ovviamente, e da qualche tempo anche per la Harley Benton. Ecco, i legni di questa chitarra sono diversi, il body è in ocume, è un materiale molto duro, ha delle bellissime venature dovute forse, vediamo se ha, sì, ha una impiallacciatura di acero che dà appunto queste bellissime venature. Il corpo comunque è in ocume, il manico è innaiato, e qua molti diranno, ecco vabbè, non c'è paragone con il mogano, con l'ebano, la tastiera qui è in jatoba, che comunque è una tastiera molto bella, con la quale mi trovo benissimo, i tasti sono rifiniti benissimo, la chitarra è arrivata con un setup più che ottimo, non ho dovuto fare quasi nulla per migliorare il suono, due volumi e un tono, volume per i due pick-up, tre posizioni, praticamente come la Sire, anche questa monta meccaniche autobloccanti, queste sono in stile Schaller dell'Harley Benton, più che ottime, non ha nessun problema di scordatura. Ecco, questa in più ha i pick-up MG, il prezzo della chitarra in parte è dovuto a questo. Questi pick-up sono favolosi, sono pick-up attivi, si comandano appunto con la loro batteria, e raccomando a tutti, quando arrivano chitarre con i pick-up attivi, di cambiare la batteria, perché spesso arrivano chitarre che magari sono in magazzino da 6 mesi insomma, o anche più, e la batteria non è al suo massimo. Io, cambiando la batteria, il suono è veramente migliorato di molto. Thank you.
Altra cosa da dire sulla Sair è che sì, questa costa un centinaio di euro in più della Harley Benton, e probabilmente, ovviamente, per il nome, ma per i legni, per la tastiera in ebano e per tante cose. È una chitarra che comunque vale assolutamente tutti i soldi che costa. Diciamo due chitarre, queste qui, che sono felice di avere perché entrambe hanno la loro personalità ed è una forte personalità. Bene, eccoci qua. Allora, che dire di queste due bellissime chitarre? Niente, questa ha i suoi punti di forza, beh, nella bellezza ovviamente, perché io fra l'altro amo le chitarre blu e rosse. E quindi queste venature dell'acero sono meravigliose. E questa chitarra nei suoi punti di forza appunto ha la bellezza, i legni, perché sono dei legni mogano, mogano, ebano, il capotasto in osso, le meccaniche ovviamente altobloccanti, e una chitarra di livello superiore che costa 5 155 euro, ma potrebbe tranquillamente costarne 800, 900 e nessuno avrebbe da ridire. Una chitarra senz'altro, secondo me, da avere nella propria, chi ama le single cut dovrebbe averne una. Ecco. La Harley Benton per contro ha nei suoi punti di forza ovviamente i pick-up che sono suonano benissimo, hanno un suono del quale io sono innamorato. Anche lei ha la bellezza, le sue venature si vedono meglio con certi angoli di luce rispetto ad altri, però sì, diciamo, è fatta molto bene. La qualità costruttiva è quasi identica a quella della Sire. Non ho trovato grossi difetti, le Harley Benton molte volte arrivano con dei problemi di intonatura o di manico sporco o altre cose. Questa mi è arrivata praticamente già pronta da suonare. Ecco, i legni in questa chitarra non sono i pregiati mogano, ebano e compagnia, però devo dire hanno un suono. Suonano molto bene, cioè a occhi chiusi la differenza fra le due chitarre è molto difficile da individuare. Ecco, praticamente due chitarre non dico che si equivalgono, ma che sono praticamente sul filo di lana al traguardo, insomma, sono due chitarre di ottima qualità e che io sono felice di avere. Come dicevo, le chitarre vanno e vengono nella mia collezione. Queste due le terrò per un bel po' perché sono validissime. Ecco, ci sentiamo, ci vediamo alla prossima, prossimi video, prossime recensioni. Ho in arrivo un'altra Harley Benton. Vi farò sapere. Ciao!